Importanti novità per i commercianti e gli antiquari aretini scaturite dall'ultimo consiglio comunale che aveva principalmente all'ordine del giorno pratiche proprio relative al commercio e alla fiera antiquaria. Il consiglio ha dunque preso atto dello scioglimento dell'associazione fiera antiquaria ed ha approvato alcune modifiche al regolamento. Il nuovo articolato prevede la creazione del comitato consultivo da 2 a 9 membri esperti nei settori dell'arte, del turismo e dell'antiquariato e la possibilità di creare un comitato scientifico di non più di 3 membri, nominabile solo nel caso in cui siano in programma grandi eventi collaterali. Non è il piano di promozione o un progetto di comunicazione, spiega l'assessore Paola Magnanensi, ma un adeguamento formale di norme già esistenti. Peraltro, ha detto ancora, i nominativi che sono stati letti nei giornali riferiti proprio al comitato consultivo non sono stati ancora formalizzati. L'altra novità riguarda l'apertura di nuove attività commerciali come bar e ristoranti. Il Comune si è infatti adeguato alla nuova legislazione comunitaria e abroga così ogni programmazione delle attività di somministrazione di cibi e bevande che da ora in poi potranno essere aperte soltanto con la presentazione della SCIA, segnalazione certificata ad inizio attività. Presentato ma poi ritirato dall'ordine del giorno il regolamento del nuovo mercato ortofrutticolo di Arezzo, che oggi trova posto presso l'Interporto di Indicatore in un'area di vendita cosiddetta pensilina gestita dal Comune in forma diretta. Per ora lo spazio c'è per tutti, ha detto ancora l'assessore alle attività produttive Paola Magnanensi, che alla fine però ha scelto di ritirare la pratica in seguito ad una articolata discussione e alla presentazione di vari emendamenti da parte di PD e Movimento 5 Stelle. Emendamenti, ovviamente non tutti, che saranno probabilmente recepiti in un nuovo documento da ripresentare all'esame dell'assise.